La loggia Valmarana del 1590 fu probabilmente realizzata da un allievo di Andrea Palladio su committenza di Leonardo Valmarana, che voleva fosse un punto di incontro tra intellettuali e accademici. Il restauro della loggia è finito da qualche settimana. L'edificio dà una nuova prospettiva suggestiva ed emozionante del giardino Salvi. Era un angolo assolutamente abbandonato e quindi la sua rivitalizzazione non può che portare piacere a tutti la cittadinanza. Adesso, quando completeremo anche la pavimentazione eccetera, questo sarà un luogo facilmente visitabile, con un giardino qua accanto che stiamo finendo di mettere a posto, e come vedete c'è una visione incantevole di un angolo, di uno scorcio di Vicenza altrimenti dimenticato. Quasi un anno di restauri, molti sopralluoghi della soprintendenza di Verona. La loggia è esposta all'umidità di risalita. Nel 2017, in vista del restauro, era stato realizzato un consolidamento delle fondazioni con micropali, come a Venezia. E a Vicenza, città che è la vetrina delle opere di Palladio, gli universitari di architettura di Venezia espongono nella loggia i loro progetti per il giardino Salvi Valmarana, i percorsi delle mura e la rocchetta, il teatro olimpico, la chiesa di Santa Maria Nova, la villa di Bertesina. Il tutto in mostra fino a sabato prossimo, 18 maggio. Il mio auspicio è che non diventi come una specie di piccolo museo sottratto, che diventi un luogo di vita, un luogo frequentato perché è stato un simbolo e può continuare ad essere un simbolo.